Se hai sempre voluto riprodurre il tuo albero di Giada, questo video fa caso tuo. Salve a tutti, mi chiamo Fortunato Andrea Striuzzonini ed in questo video parlerò della propagazione di albero di Giada. In maniera specifica vedremo come fare una talea di albero di Giada. L'albero di Giada è conosciuto anche con il nome di albero dei soldi, il nome scientifico è Crassolovata ed è forse una delle piante più facili per propagare. Il metodo che vedremo in questo video è quello del taleaggio. Il taleaggio è sostanzialmente un metodo che si utilizza in agricoltura per prendere una pianta e propagarla. Il taleggio consiste nel prendere un ramo di Crassolovata, tagliarlo e cercare di fargli emettere radici. Allora, iniziamo subito dal vedere l'occorrente che ci serve per il taleggio dell'albero di Giada. Ci serve una pianta adulta, come in questo caso, un vaso con del terriccio. Io consiglio un terriccio soffice e ben drenato, più drenato è, meglio è. Ci servono delle forbici da pota, è molto importante affilare bene le forbici da pota per avere un taglio più pulito e disinfettarle con dell'alcol o della candeggina. Il taglio pulito serve perché, avendo un taglio pulito, la probabilità di radicazione è maggiore, invece disinfettare le forbici serve perché se le forbici hanno delle spore fungine o dei batteri, dei virus che possono quindi andare a infettare la nostra Crassolovata dal taglio che andiamo a fare, e grazie all'alcol o alla candeggina riusciamo ad eliminare tutti questi agenti che potenzialmente possono infettare il nostro albero di Giada. Il momento migliore per fare una talea di albero di Giada è quello primaverile estivo. Perché? Perché la pianta è in vegetazione, si dice che la pianta è in succhio, quindi attiva. Inoltre la temperatura alta stimola la radicazione della pianta. Infatti, se provate a propagare il vostro albero di Giada, ad esempio in inverno quando ci sono temperature basse, vedrete che l'emissione di radici non avviene oppure avviene in maniera molto più lenta. Sostanzialmente propagare albero di Giada è facilissimo. Vediamo come si fa. Allora, dobbiamo andare a fare un taglionetto sotto un nodo, questo che indico col dito è il nodo, ok? Perché il nodo ha capacità di mettere radici, quindi sostanzialmente andiamo a prendere la nostra forbice, sempre affilata e disinfettata, e facciamo un taglionetto sotto al nodo, in questa maniera. Come vedete, il taglio non è dritto, è obliquo. Questa è una cosa positiva perché aumenta la superficie specifica dal quale la pianta potrà emettere radici. Quindi, se fate il taglio obliquo, c'è più superficie che può mettere radici, è meglio. Sostanzialmente è molto semplice fare questa talea. Dovete eliminare le foglie inferiori, quindi andrò a togliere manualmente i primi due palchi di foglie in questo modo. E andrò a mettere la talea nel terriccio. Perfetto, la talea è fatta. Adesso, per aumentare le possibilità di radicazione, possiamo fare due cose. Prima cosa, possiamo mantenere il terriccio sempre umido. Infatti, mantenere il terriccio umido stimola l'albero di Giada a radicare. Secondo, questa talea non ha radici, quindi non ha capacità di assorbire acqua, proprio per questo dobbiamo lasciarla all'ombra. Se la mettiamo al sole, infatti, le foglie di albero di Giada inizieranno a traspirare acqua troppo velocemente e quindi la talea andrà incontro a disidratazione. Quindi se volete che la vostra talea radichi, dovete lasciarla all'ombra perché traspirerà meno acqua e quindi la talea sarà più turgida e avrà possibilità di mettere radici. In circa 10 giorni dovreste vedere i primi abbozzi radicali. In circa un mese questa pianta radicherà totalmente. Quando la pianta radica totalmente, potete spostarla piano piano al sole e trattarla come una pianta adulta. Se non sapete come si coltiva l'albero di Giada, vi lascio il link in descrizione, un video che ho fatto sempre io su come si coltiva l'albero di Giada. Il video sul taleaggio dell'albero di Giada finisce qua. Se il video ti è piaciuto, puoi mettere mi piace e iscriverti al canale e se hai qualche domanda da pormi, puoi farlo nei commenti.